Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre e come al solito è il quasi che mi frega. Oggi, data la camicia di flanella, si capisce benissimo che stiamo volgendo verso l'autunno. Giornata uggiosa, piove, nessuna possibilità di fare manutenzioni per lavoro all'aperto e allora parliamo di batterie. Soprattutto approfittando dell'invio di una batteria da un collega OM che ha una ditta di lavora, penso, è impiegato in una ditta di rivendita di batterie, usi generici, dalla carrozzina a uso automobilistico, apparati medicali, quindi un po' di tutto. Allora, batteria importante, facendo attività barrato P, sota, porta, diploma laghi italiani, castelli, eccetera, ci serve una fonte energetica. Occasionalmente io ho un cavetto con due morsettini, due pinzette per attaccarmi alla batteria della moto o della macchina. Questo lo puoi fare se sei in porta, perché qualsiasi punto all'interno del parco va bene, ma in sota assolutamente no. Sei in cima a un monte, è difficile che tu ci arrivi con la moto e soprattutto perché il regolamento SOTA prevede che tu non possa utilizzare una fonte energetica proveniente da un mezzo di trasporto. Dovrebbe essere ancora così. Allora, dicevo, all'inizio, mai comincia ad essere qualche anno, ho sempre utilizzato come fonte energetica, come batteria, queste. Dunque, questa è una batteria piombo gel. Ovvero l'acido fra gli elementi in piombo, fra i poli della batteria, diciamo, è contenuto in un gel. Quindi sono dette semplicemente senza manutenzione, possono essere ribaltate tranquillamente, non per lunghi periodi di tempo, occasionalmente l'ho letto nelle istruzioni. Questa è di discreta marca, è una Fiamma, 12 volts. 9 ampere, perfetto. Sulla confezione delle batterie, sull'involucro della batteria è indicato la modalità di ricarica. Qui mi dice 13,8 il voltaggio e 2,25 ampere massimo per questo particolare tipo di batteria. Capacità, come ho detto, 9 ampere, il sistema di connessione a Faston, a baionetta. Questi, non l'altra baionetta, mi raccomando. Svantaggi: è pesante. Questa pesa la bellezza di 3,6 kg. Vantaggio: è molto semplice da ricaricare. Con un caricatore da laboratorio, con un alimentatore da laboratorio, è semplicissimo. Si imposta il voltaggio. Allora, abbasso la corrente, ecco, perfetto. Mettiamo 13,8 e ovviamente con questi ditoni andiamo di fino. 3, 2, 1. Va bene. Collego, allora il più col più e il meno col meno, mi raccomando. Ecco, sostanzialmente carica perché le avevo già caricate. Ho una corrente di carica adesso di 0,8-0,9 ampere e la batteria piano piano si sta caricando. La lasciamo caricare completamente, tanto mancherà pochi minuti. Dicevo appunto il peso come difetto, il fatto che a lungo andare, cicli carica scarica, degrada rapidamente le sue caratteristiche. Questa è una batteria nuova, degrada rapidamente le sue caratteristiche. In più, col tempo, ovviamente nello zaino ben difficilmente noi la metteremo in posizione orizzontale, col tempo tende a trasudare o i vapori di questo gel acido. Non succede niente,
non è una cosa sicuramente simpatica per gli apparati elettronici, pur contenuti nella loro custodia che sono a fianco, ma quella è una mia fisima mentale, quindi per gli altri no, sicuramente non è un problema. Solo quello come particolare precauzione, che andrebbe sempre messa in posizione orizzontale, praticamente come da etichetta. Ora è carica, sì, 0,03, ci siamo. Oltre a queste, ero passato per un breve periodo di tempo all'elipo ad uso motociclistico, automobilistico. All'interno hanno un circuito di ricarica, proprio predisposto per le tensioni e le correnti che mi provengono dall'alternatore, dallo stabilizzatore di corrente della moto, della macchina. Se no, solitamente una batteria lipo necessita di un suo caricatore specifico. Vantaggio è che sono semplici da ricaricare, appunto perché hanno un circuito di ricarica interno, però la lipo ha il pericolo di incendio, soprattutto se prende un urto abbastanza rilevante. Questo è facile che possa incendiarsi ed esplodere e non si spegne. Da lì sono passato alle lipo ferrofosfato e quindi ho una, quella che uso, questa è sempre 12 volts 6 ampere, sono molto leggere. Dunque, questa pesa circa 750 grammi. 6 ampere ora, 72 watt ora. La ricarica è abbastanza semplice, sempre con un alimentatore da laboratorio come questo. Si imposta una corrente, una tensione fissa massima di 14,6 volts e la corrente di ricarica massima è un terzo della capacità. Quindi qui abbiamo 6, diciamo che stiamo intorno all'1,5 e siamo tranquilli. E poi questa, che ha le dimensioni praticamente della batteria piombo gel da 9 A, peso poco meno di 900 grammi, siamo 850 grammi, anche se nelle specifiche dice 900 grammi comunque. Può essere un problema della mia bilancia. Questa è 12 volts sempre, 8 ampere ora, 102 watt ora, e per la ricarica le stesse modalità di quella piccolina, quindi tensione massima di ricarica 14,6 volts e corrente pari a un terzo circa della capacità. Per star tranquilli, anche qui mandiamo dentro massimo 2 ampere e l'abbiamo ricaricata. Quindi tutte e due sono cariche, sia la piombo gel che la lipoferro, ferrofosfato, e subito possiamo dire che ovviamente il peso, dimensioni sono uguali, assolutamente identiche. Il peso è decisamente inferiore. Qualcuno potrà obiettare, ma cosa vuoi che sia 2 kg in più nello zaino andando in montagna? Vi garantisco che si sentono. Considerato anche che la differenza di peso fra una e l'altra mi permette di trasportare, che so, anche la custodia col drone, il Mavic Mini, con le sue batterie, con il suo telecomando, dato che il drone Mavic Mini è intorno ai 2 kg e rotti, tutta l'attrezzatura necessaria, compresa anche la valigetta antiurto. Per provarle, come faccio? Ma in un modo molto semplice ed elementare. Applico una carica con una corrente massima di 1,5 ampere.
una semplice lampadina degli stop di un'autovettura. E fermo la scarica quando questa arriva a 11 volts. Ma vediamo com'è. Allora, più semplice di così è impossibile. Abbiamo un amperometro in serie e un voltmetro in parallelo. Il carico è dato da una lampadina, come ho detto, con un assorbimento massimo di 2 ampere, con un assorbimento di circa 2 ampere. Conduco la prova considerando il tempo dal momento dell'accensione a quando il voltaggio della batteria raggiunge gli 11 volt. La batteria è ancora impiegabile con un voltaggio simile, ad esempio penso al FT817, ma vi sono altri apparati cinesi che con voltaggi molto bassi incominciano a fare gli stupidi, modulazione distorta o spostamento di frequenza. Quindi ci fermiamo a 11 volts e consideriamo il tempo in confronto fra la lipo ferro fosfato 8 ampere e il piombo gel a 9 ampere. Allora, molto bene, dopo 4 ore e 6 minuti, facciamo 4 ore, l'ICE legge 11 gradi e diciamo prova conclusa per questa batteria. Cambiamo batteria. E passiamo a questa qui. Dunque, accendiamo la batteria. Dunque, ok, sono trascorse poco più di 4 ore, direi che potrei sospendere il test di verifica di durata a questo punto. Allora, molto bene. Prove finite, le batterie sono nell'opificio Officine Kowalski, perché adesso bisogna caricarle. Sostanzialmente ho tirato anche la batteria lipo fosfato a 4 ore. La capacità ovviamente è inferiore perché 8 ampere ora è più piccolo di 9 ampere ora. In più la curva di scarica delle batterie lipo dopo un periodo iniziale di calo, di decrescita, si mantiene costante per un certo periodo di tempo e poi improvvisamente crolla a zero. Infatti poco dopo che ho spento la telecamera si è spenta la lampadina improvvisamente, quindi è passata dagli 11 volt di assorbimento. Di voltaggio è passata dagli 11 volts a zero improvvisamente. Considerazioni finali. Allora, peso. Sicuramente una batteria lipo è molto più leggera. È sostanzialmente un terzo, meno di un terzo di una batteria piombo gel. Problemi nella ricarica? Beh, rispetto alle batterie lipo classiche, queste sono molto più semplici nella ricarica. Imposto una tensione costante e una capacità massima di 2 A, sia per una che per l'altro tipo di batteria. 14,4, 14,6, cambia poco.
Durata, beh, 4 ore, sfido chiunque a fare più di 4 ore in attività portatile sottopota. Le mie attivazioni sono molto brevi, un'ora e mezza massimo, quindi ne ho d'avanzo. Non per niente sono passato alle batterie LiPo proprio perché sono più leggere e quei pochi chili di differenza, quei 2 o 3 chili in più, si sentono nello zaino. Le dimensioni sostanzialmente uguali alla dimensione di una batteria Piombo Gel e la nota dolente, il prezzo. Allora, se io voglio una batteria Piombo Gel di qualità, non una cinesata, trovo batteria Piombo Gel 12 volts 9 ampere anche a 10 euro. Ho 10 euro di batteria. Dopo 2 o 3 volte che la uso non mi tiene più la carica. Se arriva a scarica completa, posso avere anche delle difficoltà a riportarla in carica. Quindi una batteria Piombo Gel con 12 volts 9 ampere, facilmente uno può guardare in rete, il prezzo varia dai 35 ai 40 euro. Batteria della Fiamme. Quindi di buona marca. Mentre per la batteria LiPo che ho voluto confrontare, testare, allora, io adesso sono sul sito Batteria Online, che è il collega OM che mi ha inviato la batteria per testarla, e io ben volentieri l'ho testata. E anzi, questo fine settimana, se non piove, facciamo sota e pota. Sota barra o pota. Vediamo come sto di tempo. E sono sul sito batteriaonline.it e ho di fronte la schermata di quella che ho provato. Allora, la batteria 12-8 8 ampere ora, 102,4 watt ora. Batteria lipo ferro, il prezzo è 63 euro, una ventina di euro in più. Ci sta tutto. Considerate che la batteria che finora ho utilizzato, lipo, capacità 6 ampere ora su Amazon, quindi io proprio da buon potrei essere della zona 1, insomma. Chiudiamolo così il discorso. Potrei essere un figlio della lanterna o Belinfige. Su Amazon ho cercato il prezzo più basso consigliato da Amazon e l'ho pagata 47 euro, se non ricordo male. Direi che per questa piccola differenza di prezzo ci sta. Hai 8 ampere, quindi ti fai la tua attivazione di un'ora e mezza, 2 ore tranquillamente. Addirittura chi ha apparati tra virgolette QRP che possono anche passare i 5 watt, ci sono un paio di modelli di apparati cinesi che arrivano fino a 20 watt o anche roba di gran marca americana che tranquillamente arriva a 10 watt, posso fare la mia attivazione tranquillamente, tanto ho 8 ampere. La mia attivazione la porto a termine, sicuramente non resta a piedi. Considerate che l'FT817 o i vari tipi dello XIAGU, l'assorbimento è intorno a 2 A, quindi aumentando la potenza, ma anche lo XIAGU può arrivare a 10 watt. Non l'ho mai provato a 10 watt, giuro. E quindi massimo, presumo che l'assorbimento sarà 4 A. Diciamo che la mia ora e mezza la porto avanti tranquillamente. La proverò, come ho detto, anche sul campo. Non ho condizioni climatiche estreme in questa stagione dell'anno, per fortuna, perché sarebbe stato bello anche provarla, che so, con meno 10 sul Monte Penna.
E lì ho avuto delle sorprese molto negative con le batterie lipo, anche meno con quelle Piombo Gel, ma con le lipo improvvisamente, boh, non c'è più niente. Quindi io la consiglio, non per niente sono passato velocemente alle lipo proprio per una questione di peso, io la consiglio, secondo me è adatta. Pertanto da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. Ed è il quasi che mi frega, 73 e a sentirci in aria, magari questo fine settimana.